Ah, è stato un anno molto denso di avvenimenti, tanto più che io ho avuto anche la campagna elettorale che poi mi ha consentito di essere rieletto, ma è chiaro che nel secondo mandato vedo e colgo con mano come alcune delle cose importanti che abbiamo avviato nel 2018 si stanno chiudendo ora, quindi a più di 5 anni di distanza, e quindi ritengo che evidentemente i siracusani con la riconferma hanno voluto in qualche modo consentirci di portare a termine quanto abbiamo immaginato. Io ne dico una tra tutte perché i tempi sono quelli che sono: il progetto per i migranti stagionali, i lavoratori, scusatemi, stagionali di Cassibile. Voi sapete, da 30 anni un problema enorme per la nostra città. Abbiamo appena completato il raddoppio dello stello per i migranti stagionali, problema che diventa un'opportunità perché oltre a poter ospitare 220 lavoratori stagionali, evitando quindi il fenomeno tragico e indecoroso delle baraccopoli, consegniamo a Cassibile un nuovo parco, una nuova area di socialità con illuminazione, area di gioco per i bambini e per le famiglie. La spero che è un progetto splendido che potrà ulteriormente liberare energie di sviluppo imprenditoriale per la nostra città, offrendo posti di lavoro, offrendo ulteriori servizi di alto livello al pubblico dei nostri turisti, tanto più che quest'anno abbiamo salutato con estrema soddisfazione aver superato il milione di pernottamenti in città. Poi la nostra stagione, con la stagione di Inda, che ha fatto registrare numeri record nel 2023, G7 Agricoltura a settembre, chiudiamo a dicembre con l'arrivo del Corpo di Santa Lucia, e poi ci sono le altre attività sulle quali stiamo lavorando, sulle quali però non diciamo ancora nulla perché le racconteremo quando saranno certe. Giunta, come è normale che sia, avrà sicuramente delle modifiche nel corso del prossimo anno, anche sulla base degli assetti che la politica troverà. Dicevo, oggi non c'è ancora un pacchetto definito, leggevo articoli su chi entra, chi esce. Questa è qualcosa che capiremo durante il mese di gennaio. Parlo con tutte le forze politiche, chiaramente, pur avendo già un alleato con cui ho un rapporto saldo, credo che si sia visto in consiglio comunale. L'importante è avere la contezza che si lavora per la città. Se lavoriamo per la città e nell'interesse della città e non per favorire carriere o campagna elettorale dei singoli, mi troverete sempre disponibile.